Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Inizio questa diretta Facebook per raccontare la situazione attuale in Friuli Venezia Giulia rispetto anche al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato questa mattina, di fatto perché è alle 2 di mattina, e quindi anche gli effetti che avrà sul nostro territorio. Intanto tengo a ricordare che in Friuli Venezia Giulia allo stato attuale abbiamo 57 persone contagiate, quindi 15 in più della giornata di ieri. Fortunatamente la stragrande maggioranza, ovvero 49, non sono ricoverate. Abbiamo 7 ricoveri e uno in terapia intensiva, e nessuno presenta condizioni particolarmente drammatiche. Da oggi siamo entrati nel nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che tengo a ribadire non è un'ordinanza regionale come avvenuto in passato, per esempio sulla chiusura delle scuole, ma è una decisione di carattere nazionale che coinvolge tutto il territorio italiano, ad esclusione di alcune aree, che sono quelle che invece hanno prescrizioni più stringenti, che sono di fatto la Lombardia più altre province dislocate tra Veneto e Emilia-Romagna, Piemonte, per cercare di contrastare il diffondersi del virus. È chiaro, e chiedo pazienza a tutti, e sto cercando di avere pazienza anch'io, ve lo dico con estrema chiarezza, che il DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri presenta ancora delle difficoltà interpretative. Io proprio fino a pochi secondi fa ero in una videoconferenza per chiedere chiarimenti al governo rispetto all'applicazione dello stesso DPCM che coinvolge la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, quindi serve massima chiarezza. Ci sono, dal mio punto di vista, delle incongruenze e ci stiamo adoperando come regioni per cercare di risolverle perché ci stiamo muovendo in modo assolutamente collaborativo. Chiediamo però, viceversa, che la collaborazione sia da parte di tutti, non soltanto da una parte la collaborazione, perché altrimenti le cose non possono funzionare. E quindi il governo ha detto che farà un nuovo decreto per andare a esplicitare i dubbi che permangono. Vi faccio degli esempi. Chi viene dalle zone con maggiore restrizione, facciamo l'esempio la provincia di Treviso, può venire a lavorare in Friuli Venezia Giulia, perché questo allo stato attuale, almeno da una prima interpretazione del decreto, esiste, quindi può, non so, andare a lavorare a Udine, però in teoria non può andare a passeggio nella sua città per fare un acquisto. Io ho fatto presente che c'è un po' di dissonanza tra il fatto che uno stia 8 ore in un ufficio, magari insieme ad altri colleghi, ma non possa passeggiare nel suo comune. Sono dubbi ovviamente che abbiamo sollevato in modo costruttivo, però è giusto farlo, perché la collaborazione vuol dire raccontare le cose come stanno e sollevare i dubbi che ogni amministratore ha per cercare di migliorare l'azione di contrasto al virus e al diffondersi del virus. Ci sono altri dubbi che abbiamo, per esempio, perché un pub deve stare chiuso e una pizzeria no? Chiaramente non penso che i panini facciano più male della pizza per il diffondersi del virus, quindi ci devono essere misure uniformi per tutti. Importante chiarire il trasporto merci come funziona per non penalizzare le nostre attività produttive. E quindi sono tutte misure che ad oggi io non posso interpretare, perché il decreto non l'ha fatto Regione Friuli Venezia Giulia e non posso interpretare un decreto che non è della Regione, ma è del governo. E quindi per questo abbiamo chiesto, ho mandato insieme ad altri presidenti, oltretutto una richiesta di un incontro, seppur in remoto, in videoconferenza urgente con il Presidente del Consiglio, per collaborare a migliorare le direttive emanate dal governo. L'appello oltretutto che faccio, e chiedo a tutti, è di mantenere però la massima attenzione nei comportamenti quotidiani. Far finta che il problema non esista è sbagliato. Vivere nel panico altrettanto. Ma per non vivere nel panico bisogna utilizzare le buone prassi comportamentali, ed anche ovviamente per evitare il diffondersi del virus, indicate dall'Istituto Superiore della Sanità. Quindi evitare luoghi accalcati, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, in special modo se si tratta di persone che hanno sintomi parainfluenzali,
cercare di lavarsi spesso le mani. Sembrano comportamenti banali, ma sono fondamentali per aiutare la contrazione della diffusione del virus. Non portare mani agli occhi, alla bocca o al naso. Insomma, trovate tutte le specifiche anche sul sito del governo, della regione, dell'Istituto Superiore della Sanità. È importante fare attenzione a questo. Cioè, prendere sotto gamba è sbagliato, fare allarmismi è altrettanto. Però vi prego, e prego a tutti i cittadini di Florenza Giulia, di seguire queste importanti indicazioni. Perché non sono indicazioni per dar fastidio a nessuno, ma sono indicazioni per tutelare la salute dei cittadini e al contempo anche, e lo dico con chiarezza, in prospettiva per aiutare l'economia. Perché prima fermiamo il virus e prima mettiamo la situazione in sicurezza, prima possiamo far ripartire il nostro territorio, penso tutto il territorio italiano, perché ormai siamo tutti in questa situazione, e quindi garantire le imprese e garantire i posti di lavoro. Non è che se non c'è un'ordinanza o se si riaprono le scuole, improvvisamente la gente incomincia a tornare in Italia o le imprese incominciano ad avere nuovi affari con l'estero, perché se i contagi aumentano purtroppo questa situazione non si risolverà, e allora dobbiamo sentirci tutti un po' responsabili delle buone prassi comportamentali quotidiane. È altrettanto chiaro che oggi è fondamentale iniettare risorse pubbliche per aiutare le imprese, perché se è vero che finché non contraiamo il virus non possiamo ipotizzare che tutta la parte imprenditoriale delle nostre imprese, quindi del lavoro, riparta, non è altrettanto vero che dobbiamo dare una rete di salvataggio a quelle imprese che stanno vivendo il momento di estrema difficoltà. Noi come regione già lunedì faremo una giunta per approvare in giunta le prime misure, e ho chiesto al Consiglio regionale di Friuli Venezia Giulia di fare una convocazione straordinaria in sicurezza, ovviamente anche dopo il caso occorso la scorsa settimana, per perlomeno approdare queste prime norme, che saranno delle prime norme, appunto. Perché saranno delle prime norme? Perché stiamo aspettando anche le scelte che farà il governo nazionale per le misure di carattere economico, che mi auguro siano approvate la prossima settimana, per successivamente a questo approvare ulteriori norme regionali. Perché ci muoviamo in questo modo? Perché sommare le misure vuol dire portare un aiuto alle imprese, ai cittadini e ai lavoratori. Se invece queste norme non sono complementari, ma si sormontano, rischiamo di sprecare risorse pubbliche, che non vogliamo fare. Quindi per quello iniziamo con questa prima tranche di norme. Poi aspettiamo le norme del governo e vorremmo portare delle norme integrative successivamente. Su questo siamo molto attenti, perché sappiamo la sofferenza, la drammaticità che stanno vivendo imprenditori, pubblici esercenti, lavoratori della nostra regione in questo momento difficile. Non credo sia il momento delle polemiche, ma della chiarezza. Quindi in questi giorni non ho mai inteso fare polemiche, perché lo ritengo sbagliato, e che li fa sbaglia altrettanto, perché soprattutto tra istituzioni, nella politica, guardate, è normale che c'è un dibattito acceso, ma tra istituzioni, e quindi istituzione regione, istituzione governo, istituzioni comuni, ci deve essere in questo momento la massima collaborazione. Collaborazione però vuol dire anche dire le cose chiare, come ho fatto prima, in modo collaborativo, dicendo le cose che secondo me bisogna correggere o perlomeno chiarire rispetto al DPCM. Ma in modo, ripeto, assolutamente collaborativo. Dopo c'era il tempo per recriminare, ma prima dobbiamo risolvere i problemi. E dunque su questo chiedo una collaborazione da parte di tutti. Noi ci stiamo veramente impegnando al massimo. Ringrazio il vicepresidente Riccardi, che è sede della Protezione Civile, quotidianamente per seguire la questione, oltretutto alla delega anche sulla salute. Ringrazio tutta la Giunta, ringrazio tutto il Consiglio regionale, che ha dimostrato grande collaborazione, ringrazio tutte le imprese del nostro territorio, ringrazio tutti i cittadini, ma soprattutto faccio un enorme ringraziamento a tutto il personale medico-sanitario che in queste ore sta lavorando alacremente, senza guardare all'orologio, per cercare di affrontare la crisi che il paese sta vivendo e dare risposta al diritto alla salute che i cittadini hanno. Grazie, e spero che questo appello sia accolto da voi, perché io sono convinto che la nostra regione sia una grande regione, che ha tanto da insegnare al mondo, e da questa difficoltà voglio che questa regione ne esca più forte di prima. Però dobbiamo mettercela tutta. Noi cerchiamo di fare il massimo con i nostri limiti e i nostri errori, perché ripeto, non credo che nessuno sia perfetto e che nessuno gli errori non li faccia. Però dobbiamo avere la consapevolezza che in questo momento la comunità regionale deve essere unita e combattere insieme. Buona serata a tutti.